Michele Biccherino, assessore all'ambiente del comune di Liceto. Oggi parte l'ottava edizione di Enoica, ormai un evento culturale celebre in tutta la Capitanata, importante per questa cittadina, per il nostro territorio. Di cosa si tratta? Questa è una manifestazione sostanzialmente che riprende un'antica tradizione, che era la festa dell'uva, della vendemmia. Anticamente, quindi prima delle guerre mondiali, si usava, ogni paese usava fare dei carri per festeggiare appunto la vendemmia. Si andava davanti alla provincia, il carro più bello vinceva e un premio per come paese che aveva meglio saputo interpretare appunto la vendemmia. E noi cerchiamo di riproporlo nel nostro piccolo da diversi anni anche qui a Deliceto. Infatti alle 6, alle ore 18 è partita la sfilata dei carri, alla quale poi adesso segue il percorso enogastronomico, dove cerchiamo di promuovere sicuramente quelli che sono le attività produttive del territorio, quindi quelli che sono i prodotti della nostra terra e i vini non soltanto di Deliceto ma dell'intera provincia. Infatti nelle passate edizioni sono state tante le cantine anche più famose che hanno partecipato insieme alle cantine contadine di Deliceto a questa manifestazione. Quali sono le eccellenze che presenterete oggi? Presentiamo innanzitutto ad esempio le patate con i funghi, poi facciamo la salsiccia famosa qui nei Monti Dauni, poi apriamo le castagne, calda rosta, adesso siamo in periodo favorevole per le castagne. Come dolce faremo una ricotta prodotta qui a Deliceto dai nostri caseifici con il miele di un'azienda appunto del territorio, l'azienda Bucci. E poi avremo anche degli assaggi di vino, di cui tre sono cantine contadine e due sono cantine dei Monti Dauni. Ottava edizione, che risposta avete ricevuto finora dalla gente? La crescita è stata esponenziale della manifestazione, perché abbiamo cominciato con una scommessa e adesso siamo arrivati a dei numeri anche abbastanza importanti. Diciamo che ad esempio prima parlavo con persone venute da Ariano, altre venute da Manfredonia, quindi diciamo l'obiettivo di promozione territoriale del marchio Monti Dauni, ma soprattutto di Deliceto, sta riuscendo più o meno bene. Poi la particolarità di questa festa è quella che ci sono le cantine antiche aperte, cantine scavate nella roccia, rimaste intatte, dove i nostri paesani continuano a produrre il vino. E c'è la presenza del gruppo Folk Scaria, che animerà la serata facendo la riproposizione della pigiatura dell'uva quindi dei giochi popolari che si facevano qui a Deliceto un tempo poi con i canti della tradizione sia della vendemmia che della tradizione della cultura delicetana.